Io devo dire che adesso giustamente tutti dicono che sono delusi da me, giustamente. Però io quando ho fatto queste scelte ho fatto tutto da solo perché non volevo mettere nei guai nessuno. E non ho detto niente né a lui né a Giulia né a nessuno per questo. E anche un po' per vergogna, perché uno pensa che forse quando uno vince pulito può vincere sempre, ma quando cresci e ti fai più domande, io a un certo punto non ce la facevo più e ho deciso questo passo. Quindi per il mio allenatore mi dispiace, anzi è poco a dire che mi dispiace. E spero che per lui non ci saranno problemi. Io ho fatto tutto il possibile per fare questa cosa senza mettere nei guai nessuno. Ho scelto di fare questa cosa non in Italia, contattando nessuno qua, perché io sono convinto che con le intercettazioni e tutto, nessuno in Italia può passare inosservato facendo queste cose. Per quello che ho scelto di acquistarla all'estero, di informarmi da solo e di consumare questa cosa all'estero. E quindi io spero per lui che magari un giorno mi capirà, forse non che mi capirà, ma che può dire: capisco in questa situazione estrema e dopo tutto quello che tu hai fatto, i sacrifici che ti ha spinto a fare questo, forse. Però per quanto riguarda la federazione bisogna fare solo uno più uno, sentire più di un atleta e basta.